Mi dispiace che Paolo insulti 1.000 persone. Io non ne faccio più parte. Ho capito, ma è Insultare vero. 1.000 persone che comunque rappresentano il nostro paese, volenti o nolenti, io ci penserei un attimino. Cioè, come se il Parlamento fosse ormai una pozzaglia di ignoranti, No, no, deficienti, però ha detto una inutili. cosa diversa. Scusa, devo difendere No, Pomicino, ci Guido. sono, Ha capisci? detto che non è Tanti stato sono in grado di fatti. esprimere un Ci presidente. ridiamo Conte non lo solo, era, come se parlamentare, fosse una manco pozzaglia Draghi. di persone. No, no, finisco anch'io, Ma non è eh. vero. Altrimenti non mi invitate, come se fosse una pozzaglia di persone in cui nessuno vale nulla e per fortuna arrivano gli uomini forti da fuori. E poi parlate di fascismo. Esatto. Ci innamoriamo una volta ogni tanto di uomini forti, si innamora tutto il paese di uomini forti. Nel caso di Draghi, e non voglio minimamente paragonarlo all'altro, ma ci innamoriamo di uomini forti. Siamo ancora in un paese democratico? Non più, perché quando fai quattro fiducie in 2 giorni non sei più in un paese democratico. Il Parlamento è calpestato con atti di questo tipo. Per cui la Repubblica parlamentare è morta ed è stata certificata negli atti, Paolo. Quindi non è, stiamo discutendo adesso di andare a proporzionale. No, facciamo quello che fece De Gaulle, la trasformazione in una Repubblica presidenziale, per cui prendiamo atto che il Parlamento fa altre cose rispetto al governo. Ma non facciamo finta che Certo. esista un Parlamento che dà la fiducia al governo. Ma questo significa però fare dei passaggi democratici fin quando abbiamo una Costituzione, Certo, è con ovvio. la È necessità ovvio. che quelle 1.000 persone che avete deriso prima come incapaci Esatto. e che sono quelle che hanno in mano la possibilità di cambiare meccanismi No, costituzionali da adesso i prossimi anni e mezzo. Quindi va vanno bene. richiamate alla loro capacità, non derise come se fossero Ma inutili, scusa, incapaci. però Crosetto, Ma chi esattamente le quello che cercavo deride? di dire, che nessuno le ha Ma chi le derisi. deride? Non mi Pomicino ha pare. fatto una constatazione che per ben ormai 3 volte il Parlamento in carica non ha espresso un parlamentare in carica come Presidente del Consiglio. È la cronaca sotto i nostri occhi, nessuno vuol deridere nessuno, almeno io Il no. problema In democratico. nessuna democrazia del mondo questo è avvenuto. Guido, in nessuna democrazia del mondo questo è arrivato. E signore, c'è una crisi Esatto. istituzionale, c'è una crisi istituzionale, Ma c'è dal politica e dopoguerra, istituzionale. Pomicino, Infatti, voi questa dovete crisi far sentire questo istituzionale. Parlamento da destra a E c'è questa sinistra. Allora, Io scusate, devo correre in faccio le pubblicità, sono un persone po' in ritardo che secondo me e sono poi delle devo arrivare anche da persone Borgo Nuovo che voleva dire una da cosa lei anche lui. usa. Arrivo subito, pubblicità. Mambo!